Il barocco, un'era in cui la musica si librava come mai prima d'ora, riempiendo chiese, teatri e corti con suoni che ancora oggi risuonano immortali. Epoca di grandezza, di magnificenza e complessità. Oggi esploriamo 7 geniali maestri compositori che sono talvolta sottovalutati. Giovanni Battista Pergolesi è principalmente noto per il suo Stabat Mater. Tuttavia questo giovane compositore italiano, morto a soli 26 anni, ha lasciato un corpus musicale di grande importanza e opere liriche come La serva padrona, fondamentali per l'opera buffa. Pergolesi ha saputo fondere con eleganza melodie accattivanti e intensi sentimenti rendendo le sue composizioni accessibili ed espressive. Heinrich Ignaz Bieber è stato uno dei più grandi violinisti del XVII secolo e le sue composizioni come le sue sonate del Rosario sono un testamento del suo incredibile virtuosismo e della sua inventiva musicale. Bieber ha esplorato i limiti del violino anticipando l'uso di tecniche che sarebbero divenute comuni nel classicismo. Conosciuto come il Grande, François Couperin è stato uno dei principali compositori francesi del barocco. Maestro del clavicembalo, scrisse una vasta raccolta di opere per questo strumento, tra cui gli Ordes, che combinano eleganza e raffinatezza. Couperin è stato anche un innovatore della musica sacra e da camera, fondendo lo stile francese con quello italiano. Giuseppe Torelli è uno dei pionieri del concerto grosso e del concerto solistico, due forme che sarebbero divenute centrali nella musica. I suoi concerti per violino e le sonate per tromba hanno gettato le basi per compositori come Vivaldi e Bach. Christoph Graupner è stato un prolifico compositore tedesco che ha scritto più di 1400 cantate, oltre a numerose opere orchestrali, da camera e per clavicembalo. Molte delle sue opere furono solo conservate e non pubblicate, ma la comprensione profonda della forma e dell'espressione dimostrate dalla sua musica ci porta a riscoprirlo come uno dei più importanti maestri tedeschi. Un altro virtuoso violinista e compositore italiano è stato Francesco Maria Veracini, celebre per il suo stile esuberante e la personalità eccentrica, che riflettono la complessità tecnica delle sue sonate e concerti. Viaggiò e lavorò in molte città europee portando con sé lo stile italiano e fondendolo con quello europeo. Antonio Caldara fu uno dei compositori italiani più importanti nella transizione tra tardo barocco e primo classicismo. Lavorava presso la corte imperiale di Vienna componendo una vastissima gamma di opere tra cui oratori, messe e opere liriche. Caldara è stato un innovatore nell'uso dell'armonia e nella strutturazione delle opere. Questi compositori e innumerevoli altri, meno noti rispetto ai giganti come Handel, Telemann e Bach, hanno contribuito a sviluppare uno dei periodi musicali e artistici più importanti e affascinanti di sempre. Quale altro compositore ti affascina del periodo barocco? Faccelo sapere nei commenti!